Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare Uni per questo riconoscimento che mi onora e mi emoziona e voglio anche ringraziare Anima che ha proposto il mio nome. Le norme sono state la costante della mia intera vita lavorativa, sia per l'attività tecnica che per quella gestionale. Oggi, con lo sviluppo sempre più incalzante dell'industria 4.0, si aprono nuovi scenari e nuove sfide per la normazione, non solo in termini di contenuti tecnici delle norme, ma anche di fruibilità delle stesse. Forse in un breve futuro sarà necessario che le norme passino da una sequenza di lettere e parole a una sequenza di stringhe hyperlink che possano essere letti, interpretati e utilizzati direttamente dai macchinari in produzione. Penso anche che questi momenti complicati e per certi versi tragici che abbiamo attraversato abbiano evidenziato la necessità di un ripensamento degli impegni e delle priorità che devono guidare il futuro nostro e del nostro paese. E penso che in queste priorità debba rientrare a pieno titolo il totale supporto dello Stato agli enti normatori e alla diffusione capillare delle norme nel tessuto produttivo scolastico italiano. È tempo che finalmente venga compresa nella sua interezza l'importanza delle norme per il benessere dei cittadini e per il progresso dell'intera nazione. Io ormai sono anziano e sono fuori dai giochi, ma continuerò a essere al vostro fianco e a supportarvi al massimo delle mie capacità. Grazie ancora a tutti voi e buon lavoro.